Eccoci, grazie, pace, buonasera a tutti. Si vede subito che il mio amico Walter è in diretta. Ma che Dio lo benedica, che lui possa avere centinaia di persone che lo ascoltano. Noi siamo in pochi, ma siamo buoni, non siamo pochi, ma buoni, gloria a Dio. Ok, stasera un insegnamento un po' diverso, che probabilmente andrà a finire 2 sere o magari anche tre, vediamo, perché è parecchio intenso. Oh, c'è una frase, fammi pregare prima. Abba, papà, grazie di quello che stai facendo attraverso Walter, attraverso me, attraverso tutti coloro che predicano la vera grazia. Grazie perché stai toccando l'Italia, in un modo o nell'altro il messaggio sta entrando, sta penetrando nella nostra terra. Grazie per questo. Aiutami, papà, stasera ad essere diretto, chiaro, semplice e al punto, come si dice. Grazie, papà. Amen, 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 amen. Ok, c'è una frase in inglese che descrive quanto sto cercando di trasmettere: la felicità non cade dal cielo. Questa frase che è stata incorporata in una canzone è questa: I beg your pardon, I never promised you a rose garden. Che fa così: I beg your pardon, I never promised you a rose garden. Che vuol dire? Che tradotto vuol dire: scusami, ma non ti ho mai promesso un giardino pieno di rose e fiori. Quante volte ho sentito la frase: non è giusto, perché proprio a me deve succedere questo? Come se in qualche cassetto negli uffici governativi del cielo ci fosse una polizza assicurativa che ci garantisce che la nostra vita su questo pianeta sarà sempre appagata, bella e felice. Tristemente, tanti predicatori, soprattutto in questi ultimi tempi, garantiscono che con la giusta preghiera, il debito contributo chiaramente monetario e l'imposizione delle mani unte dall'apostolo di turno, siamo assicurati che le malattie spariscono, i figli mettono la testa a posto, riceveremo un grosso aumento di stipendio e il marito ricomincerà a portarci i fiori a casa. Al che io dico: magari, magari, ma se sei stato cristiano da più di 5 minuti, sai benissimo che le formule non sempre funzionano, i metodi spesso falliscono e le garanzie nel regno di Dio non esistono, se non l'unica garanzia dell'amore, il perdono e la salvezza eterna, eterni in Cristo Gesù. Nonostante questo, il Signore ci ha lasciato chiare istruzioni di come ottenere la felicità. E tu mi dirai: sì, Mario, ma non devi dire queste cose perché noi vogliamo credere. Ma sì, amore mio, credi, ma senz'altro credi. Credo anch'io, sto credendo per un lavoro per mio genero, sto credendo per la pace per mio figlio in America che ha un lavoro enorme, di responsabilità enorme, sto credendo per la salute, sto credendo per mio cognato, anch'io sto credendo e sto facendo tutte le cose che mi hanno insegnato di fare e che capisco che bisogna fare, chiedere e continuare a chiedere, credere, continuare a credere, eccetera, eccetera. Ma quello che ti sto dicendo è che non è garantito. E se hai un attimo di buonsenso nella testa, devi darmi ragione, perché la gran parte delle persone non vengono guarite. La gran parte delle persone non ha. Ecco, qui è appena andata via la corrente. Ok, evviva Africa. Vabbè, meno male che ho le batterie. Ok, comunque, speriamo che non si sia fermata l'internet. E quindi quello che vi sto cercando di dire è che Dio non è la fata turchina e che Gesù non è il bambin Gesù che brilla di notte con le madonnine che si accendono, eccetera, eccetera. No, queste sono cose vere, questa è una cosa, il cristianesimo è una cosa reale, una cosa vera, è una cosa che entra in questo mondo marcio che è stato catturato dal peccato di Adamo.
e cerca, fa il possibile per mettere a posto un po' di cose. Ma non è un mostro che entra e sbatte tutti fuori, dice no, allora no, niente, malattia non c'è più, povertà non c'è più, solitudine non c'è più, tristezza non c'è più. Ma quando mai? Ma vi siete guardati intorno? Ma cosa pensate, che quegli ucraini non siano cristiani? Quei poveri, quelle povere persone che vengono massacrate da quel macellaio criminale di Putin non sono cristiani? Che i romani che sono andati a finire nelle pance dei leoni al Colosseo non erano cristiani? O che i milioni e milioni e milioni di cristiani in tutto il mondo, in Nigeria adesso li stanno massacrando? Pensate che queste cose non siano vere, sono favole. È come dice Sandro, Gesù non è il genio della lampada. Gesù è Dio che ha creato tutto, Dio che ci ha dato la salvezza, il perdono e il suo amore eterno. Se, chiaramente volendoci portare fuori da questo mondo marcio, se no non ci sarebbe bisogno del paradiso. Se potessimo aggiustare tutte le cose su questa terra, non ci sarebbe bisogno del paradiso, perché basterebbe pregare la preghiera giusta e siamo guariti, pagare la decima giusta e abbiamo la prosperità, fare la preghiera giusta e i figli mettono la testa a posto, il marito torna a casa e siamo eternamente giovani. Ma facete un piacere. Non ho capito. Nonostante questo, il Signore ci ha lasciato chiare istruzioni di come poter ottenere la felicità. Sì, perché come un qualsiasi padre che ama i suoi figli, Dio fa tutto ciò che può per aiutarci a essere felici. Ma le scelte, le decisioni, le prerogative rimangono le nostre. Il che vuol dire che tu puoi essere un cristiano perdonato, benedetto, salvato, amato da Dio immensamente e vivere una vita da miserabile. Per le scelte sbagliate che fai, per il carattere sbagliato che non vuoi cambiare, per le cose, per tanti motivi, perché non vuoi cambiare, perché non vuoi mettere in atto le chiare direttive di un Dio che ti ama, come se fosse un padre. Un padre che ti dice non mettere la mano sul fuoco perché ti bruci, non andare a giocare, non andare in bicicletta nel traffico perché ti investe una macchina. Non è che ti dice no, perché allora se no io ti sbatto fuori casa. No, quello è il religionismo idiota, menzognero, che non ha capito un accidente di niente dell'amore di Dio e che continua a dirti che ci sono delle conseguenze ai tuoi peccati. No, le conseguenze le ha pagate Gesù, le conseguenze sono quelle che paghi su questa terra. Se metti la mano sulla stufa, ti bruci. Se vai in bicicletta sull'autostrada, probabilmente vieni investito. Se mangi del mangiare che è andato a male, ti avveleni. Cioè, non sto dicendo cose strane, sto dicendo cose che sono normalissime per tutto il mondo, a parte certi cristiani, i quali no, perché noi possiamo prendere i serpenti e se loro ci morsicano, noi non moriamo. È buona fortuna. Quindi, la chiave di tutto ciò che sto cercando di dire si trova, tra le altre parti, in 1 Giovanni 1,4. Dove l'Apostolo Giovanni scrive in un messaggio evangelistico con il quale inizia la sua lettera, in altre parole non ai cristiani ma a tutti coloro che avrebbero letto la sua lettera, quindi i gnostici, i protognostici, i discendenti dei Sadducei, gli infedeli, i non credenti, eccetera, e anche i cristiani. E dice questo, inizia dicendo questo: vi scriviamo queste cose affinché la vostra gioia sia completa. In altre parole, e ripeto, ci sono tantissimi altri versetti, quello che Dio ha scritto qui è perché la nostra gioia possa essere completa. Non l'ha scritto perché non aveva niente da fare il settimo giorno e cioè va a scrivere un libro. No, ha scritto per dirci come riuscire a toglierci da questo enorme marciume che Adamo ha creato in questo mondo e poter vivere una vita almeno
felice, appena appena felice. Sì, la parola di Dio ci è stata data perché è interpretata nella giusta maniera, statemi a sentire, interpretata nella giusta maniera, in altre parole, alla luce della grazia, fra parentesi, ho appena finito il mio secondo annuncio, i Vangeli, e vi raccomando, compratelo, se non ve lo potete permettere ve lo regalo, ma acquistatelo, leggetelo, perché è veramente un'opera che il Signore mi ha rivelato nel cuore, e sono i quattro Vangeli cronologicamente, messi cronologicamente, cioè in altre parole non Matteo, Marco, Luca, Giovanni, ma tutti messi insieme con una storia continua, in prima persona, come se fossimo lì alla luce della grazia e in lingua corrente. Quindi sì, Marina, li porterò in Svizzera senz'altro, perché veramente l'ho riletto. Oggi l'ho mandato alla casa editrice in Ungheria, e veramente ne sono fiero, perché è venuto fuori un'opera che, se soltanto vi immedesimate un attimino, vi racconta le cose, perché ci sono le mie rivelazioni, ci sono tante cose che scorrono nella storia di questi 3 anni e mezzo che hanno cambiato il corso dell'umanità. Comunque, quindi, la parola di Dio interpretata nella giusta maniera alla luce della grazia e messa in pratica debitamente porterà gioia, a pagamento, abbondanza e felicità. E tanti di voi mi diranno: sì, Marchio, ma il Signore ci ha promesso gioia, non felicità. Sarebbe come dire che voi vorreste vedere i vostri figli gioiosi, ma non felici. Non vi sembra un po' una contraddizione? Smettiamola, vi prego, di ragionare evangelichesemente, e vediamo di usare il buon senso, quel dono dello Spirito che Dio ci ha dato per poterci aiutare a operare in questo mondo. Ci ha dato il buon senso, una mente sana. È chiaro che i due termini sono intercambiabili, anche se leggermente diversi nel loro significato. Se hai gioia, sei felice. E se non sei felice, puoi avere tutte le definizioni religionistiche che vuoi sulla gioia, ma amore mio, se non sei felice non hai neanche gioia. È inutile che mi vengano a dire: no, perché la gioia del Signore è la nostra forza. Sì, bravo, ma la gioia scaturisce nella felicità, come la felicità ha la sua sorgente, la sua fonte nella gioia. Perché la gioia che il Signore produce in noi sovrannaturalmente non può far altro che sgorgare in felicità, altrimenti non è vera gioia. Vi faccio un esempio. Ok. Salmo 126. È un salmo di solo 6 versetti che è chiamato il canto dei pellegrinaggi. O in inglese Song of Ascent, perché che di salita, il pellegrinaggio in salita. Perché? Perché tornavano a Gerusalemme, Gerusalemme è il punto più alto, ecco perché Sion, il monte Sion, dove c'è Gerusalemme, e si va sempre, andiamo su a Gerusalemme, saliamo a Gerusalemme. E dice questo: quando l'Eterno, Salmo 126, quando l'Eterno ricondusse i prigionieri di Sion, Gerusalemme, Gerusalemme, dalla cattività, ci sembrava di sognare. Questi stanno tornando dalla Babilonia. Questo è i tempi di Esdra e Neemia, prima che Neemia costruisse il muro di cinta intorno a Gerusalemme. Allora la nostra bocca si riempì di riso e la nostra lingua di canti di gioia. Allora si diceva fra le nazioni: l'Eterno ha fatto grandi cose per loro. Versetto 3, l'Eterno ha fatto grandi cose per noi e siamo pieni di gioia. Ditelo un attimino con me: l'Eterno ha fatto grandi cose per me e sono pieno di gioia. Ditelo un attimino, ditevelo a voi stessi: l'Eterno ha fatto grandi cose per me e sono pieno di gioia.
Facci ritornare dalla cattività, o Eterno, come i torrenti del sud, nel Negev, nel deserto più a sud del Sinai, nel Negev, che va nel Golfo, va a finire nel Golfo Persico, dove ci sono ripetutamente, diversamente, diverse volte all'anno, vengono delle grandi catarate di pioggia e si creano questi torrenti che fanno delle quasi inondazioni nel deserto. Quelli che seminano con lacrime mieteranno con canti di gioia. Ben va piangendo colui che porta il seme da spargere, ma tornerà con canti di gioia portando i suoi covoni. Oh, e la mia domanda è questa. Dice, l'Eterno ha fatto grandi cose per noi e siamo pieni di gioia. Ma scusa, chi vi siamo andati in Babilonia? L'Eterno, giusto? L'Eterno ha fatto grandi cose per noi e siamo pieni di gioia. Ma scusa, Hitler e l'Olocausto? L'Eterno ha fatto cose grandi per noi e siamo pieni di gioia. Ma scusa, l'odio antisemita e palestinesi, le guerre, l'Eterno ha fatto cose grandi per noi e siamo pieni di gioia. Sì, se dovessi chiedere ad ognuno di voi in questo momento, non importa in che condizione vi trovate, se dovessi chiedere l'Eterno ha fatto grandi cose per voi, io sono convinto che la stragrande maggioranza, incluso me, vi riderebbe sì! L'Eterno ha fatto grandi cose per me e sono pieno di gioia. Perché c'è qualcosa che va al di là delle cose materiali, oltre le soddisfazioni scontate, qualcosa che sorpassa le banalità della vita e solo Dio può soddisfare quelle necessità. Sì, l'Eterno ha fatto cose grandi per me e sono pieno di gioia. Mettetelo nei commenti se è vero quello che vi ho detto, che non importa come vi sentite, l'Eterno ha fatto cose grandi per voi e siete pieni di gioia. Anche se solo fosse la certezza della mia salvezza eterna, l'Eterno ha fatto cose grandi per me e sono pieno di gioia. Ma come dicevo prima, il Signore ci ha lasciato chiare istruzioni di come ottenere la felicità. Vediamo nel suo discorso sul monte, ok, e sappiamo tutti, alcuni di voi sanno che, fra l'altro volevo dire che il mio nuovo libro, l'ultimo libro, si chiama L'Annuncio numero 2, i Vangeli, libera interpretazione di Babbo Mario, i Vangeli, e mi è stato corretto, le bozze corrette, da Imma Duni, la quale ha la possibilità di aiutare altri autori. Se scrivete dei libri, avete bisogno di un qualcuno che vi corregga le bozze, eccetera, eccetera. Io ne ho bisogno enormemente perché la mia grammatica fa ridere, voce del verbo eravare, però insomma, Imma mi ha aiutato, quindi grazie Imma, non so neanche se mi stai guardando. Ma come dicevo prima, il Signore ci ha lasciato chiare istruzioni di come ottenere la felicità. Alcuni di voi sanno che io chiamo il suo sermone sul monte il killer sermon, il sermone killer, perché non ne esce vivo nessuno. Dal primo all'ultimo nessuno può soddisfare le richieste impossibili della luce, della legge che Dio, che Gesù predica nel sermone sul monte. Però, e sappiamo tutti che i Vangeli fanno parte del Vecchio Testamento, giusto? Perché? Perché nonostante la vostra Bibbia metta qui dopo Malachia il Nuovo Testamento, è sbagliato, perché il Testamento inizia quando una persona muore, non quando una persona nasce. Quindi il Testamento inizia dalla croce, Giovanni 19:30, quando Gesù sulla croce dice tutto è compiuto, e non dalla culla, quando Gesù nella culla dice non incomincia dalla culla, incomincia dalla croce. Quindi sappiamo che i Vangeli fanno parte del Vecchio Testamento, ma questo non vuol dire che non facciano parte di quelle parole scritte per noi per far sì che la nostra gioia possa essere completa, come ci assicurava Giovanni. Oh, questi sono 8 suggerimenti che il Signore ci fa
Perché la felicità è disponibile, ma non cade dal cielo. Statemi a sentire. Se non sentite nient'altro questa sera, sentite questo: la felicità è disponibile, ma non cade dal cielo. Non è necessariamente, non è un opzionale per la vostra vita. Non è che c'è la polizza assicurativa che ci garantisce la felicità. No, bisogna lavorarci, e bisogna lavorarci solo. E questi sono 8 suggerimenti che il Signore ci dà per far sì che noi possiamo vivere una vita felice. Come vi faccio un esempio. Perché Dio ha dato i 10 comandamenti a Israele, non a te, cristiano, non a te, gentile? Non mettere i 10 comandamenti nella casa, sul muro, cioè non c'entra niente con te, non li ha dati a te, li ha dati a Israele. Fanno parte della Torah, e la Torah è stata data a Israele, non a noi cristiani. A noi credenti è stata data la grazia, non la legge. La legge è stata data a Israele. Ma per quale motivo Dio ha dato questi 10 comandamenti a Israele? Per aiutarli a vivere una vita. Erano stati schiavi per 400 anni in Egitto, e quando sono usciti dall'Egitto non sapevano come fare a vivere, non sapevano come vivere, perché in Egitto i padroni egiziani gli dicevano quando lavarti, quando mangiare, quando bere, quando lavorare, quando dormire, quando fare l'amore con tua moglie, quando fare questo, quando fare quello, quando fare quell'altro. Non sapevano come fare a vivere, e quindi se avevano bisogno di qualcosa, tutto quello che facevano la vedevano dal vicino e andavano a prenderla. E Dio gli dice: no, non va bene, non devi rubare. Se vedevano una bella ragazza passare per strada, erano 5 minuti fra una piramide e l'altra, e Dio dice: no, non va bene, non commettere adulterio. E quindi i 10 comandamenti glieli ha dati a Israele perché potessero vivere una vita migliore. Uno dei motivi, sono 3 motivi, ma uno dei motivi è quello, perché potessero vivere una vita migliore. Quindi questi sono gli 8 suggerimenti che il Signore ci dà perché la felicità è disponibile ma non cade dal cielo. Oh, a questo punto puoi ascoltare quello che ho da dire e decidere di non fare nulla e rimanere come sei. Oh, fra parentesi, forse sei già felice, non hai bisogno di niente, che Dio ti benedica. Grazie per aver ascoltato fino adesso. Adesso, se vuoi, puoi chiudere, perché ti do 8 suggerimenti come essere felici, come riuscire a ottenere questa felicità che Dio presenta, ma come tutte le altre cose nel cristianesimo, la grazia offre, ma la fede deve ricevere. E quindi in qualche modo devi ricevere e devi mettere in pratica, perché in Matteo 7 Gesù dice che quando viene la tempesta, la casa che rimane in piedi è quella che ascolta la sua parola e la mette in pratica. Quello invece che ascolta la sua parola ma non la mette in pratica, arriva la tempesta e la casa crolla. È inutile che tu mi vieni a dire: no, ma perché queste cose devono succedere a me, quando Dio ti ha detto di fare determinate cose, tu non le hai fatte e adesso ne soffri le conseguenze. Non è che Dio ti ama di meno, non è che la sua salvezza è in pericolo, non è che il tuo perdono traballa, no, tutto è eternamente assicurato, però le conseguenze le paghi. Oh, adesso, metti in pratica questi semplici suggerimenti, o resta come sei, perché se sei come la maggioranza delle persone, hai ancora parecchio spazio nella tua vita per un po' di extra felicità. Quindi, o metti in pratica questi semplici suggerimenti, o resti come sei. Voglio leggere prima di tutto sulla Diodati questi suggerimenti, e poi dalla versione dell'Annuncio. Ok, quindi Matteo 5 dice: beati i poveri in spirito, perché di loro è il regno dei cieli. E qui la parola beati è una traduzione molto poverella. E Walter sta predicando, sta insegnando, altrimenti gli chiederei e mi darebbe ragione, perché Makarios, il significato principale di Makarios, che è la parola greca originale qui,
non è beato, ma è felice. È felice, quindi felici i poveri in spirito, perché in loro è il regno dei cieli. Beati coloro che fanno cordoglio, perché saranno consolati. Beati i mansueti, perché essi erediteranno la terra. Beati coloro che sono affamati e assetati di giustizia, perché essi saranno saziati. Quindi sto dicendo, Makarios, sto dicendo felici, quindi la felicità, vuoi essere felice? Fai questo. Felici sono, quindi c'è una condizione. Felice sei se fai questo. I misericordiosi, perché essi otterranno misericordia. Felici puri di cuore, perché essi vedranno Dio. Felici coloro che si adoperano per la pace, perché essi saranno chiamati figli di Dio. Felici coloro che sono perseguitati a causa della giustizia, perché di loro è il regno dei cieli. E quindi conclude poi con: felici sarete voi quando vi insulteranno e vi perseguiteranno, e mentendo diranno contro di voi ogni sorta di male per causa mia. Ok, quindi questa è la... la versione Diodati, ok? Adesso voglio leggere dalla versione L'Annuncio, che appunto sono i Vangeli che ho appena finito, il libro che ho appena finito, che ho mandato in stampa e che sarà pronto nei prossimi 2-3 settimane e verrà spedito a Genova, perché il mio viaggio inizierà da Genova, quindi a Genova prendo i libri e poi li porto in giro per l'Italia, eccetera, eccetera. Quindi, questa è la versione libera interpretazione di Babbo Mario, alla luce della grazia e in lingua corrente. Ok, il Signore diede da Matteo capitolo 5. Qui dice: ed egli, vedendo le folle, salì sul monte, e come si fu seduto, i suoi discepoli gli si accostarono. Allora egli, aperta la bocca, li ammaestrava dicendo, eccetera, eccetera. Io l'ho messa così. Il Signore diede un'occhiata alle folle che lo seguivano e decise di salire su un colle da cui si poteva vedere il mare della Galilea. Io ci sono stato. Ci sono stato, meraviglioso. C'è una caverna, c'è una grotta da dove esce un albero, meraviglioso. Esce un albero, il primo pezzo parte del tronco è dentro la caverna, poi esce fuori e si apre la chioma fuori all'aperto. E da lì è come se Gesù avesse usato quella caverna come un amplificatore, perché da lì Gesù parla e dice, questa è la traduzione: il Signore diede un'occhiata alle folle che lo seguivano e decise di salire su un colle da cui si poteva vedere il mare della Galilea. I suoi discepoli gli andarono dietro e, trovato un macigno su cui sedersi, il Messia incominciò col dire: siete beati, Makarios, letteralmente felici, quando arrivate alla fine delle vostre forze e vi rendete conto che non possedete ciò di cui avete veramente bisogno. Questo è come l'ho tradotto io, dice, e qui invece: beati i poveri di spirito, perché loro è il regno dei cieli. Quindi siete felici quando arrivate alla fine delle vostre forze e vi rendete conto che non possedete ciò di cui avete veramente bisogno. Il regno dei cieli funziona così. E questo è il consiglio che io penso che il Signore ci dia in questo messaggio. Non devi fare tutto sempre bene. Datti il permesso di sbagliare. Vuoi essere felice? Non devi fare tutto. Chiaramente, fai del tuo meglio, ma non devi fare tutto sempre bene. Datti il permesso di sbagliare. Non mettere delle standard davanti a te che sono impossibili da raggiungere e che non sono altro che un modo per poter dimostrare agli altri quello che magari non sei. Il perfezionismo, eccetera. Datti il permesso di sbagliare. E ripeto, non essere sciocco, non essere pigro, non essere, ma fai del tuo meglio. Ma se sbagli, non ti condannare, non ti datti il permesso di sbagliare. Babbo Mario ti dà il permesso di sbagliare. Se sbagli, in buona fede, stai tranquillo, non ti abbattere, non ti rattristare, datti il permesso di sbagliare, ok? Numero 2, siete beati e felici
quando fate spazio a Dio nel vostro dolore. Lui è il consolatore, l'amico per antonomasia. E il consiglio che io sento che Gesù ci dà è: rifiuta il biasimo. In altre parole, non biasimare nessuno, non è colpa di nessuno. Se hai sbagliato, datti il permesso di sbagliare, accetta la responsabilità, perché anche se dovesse essere colpa di qualcun altro, il tuo zampino c'è lo stesso. Quindi non biasimare nessuno, non fare come ha fatto Adamo. No, la donna che tu mi hai dato, è lei che me l'ha fatto fare. No, amore mio, un accidente di niente, perché tu eri lì e tu sei dovresti essere il marito che dice alla moglie non la mangiare quella stupida mela, che il Signore ci ha dato un fantastiliardo di alberi dove possiamo abbuffarci di tutto quello, ma perché vuoi mangiare proprio quella mela? Perché quel disgraziato di serpente ti ha detto che allora se la mangi diventi come Dio, ma siamo già come Dio. Quindi rifiuta il biasimo, invece Adamo dice no, la donna che tu mi hai dato è colpa sua. Vuoi essere felice? Non biasimare nessuno. Abbi il coraggio di prenderti le tue responsabilità. Perché se tu biasimi qualcuno, no, è colpa di papà che non mi voleva bene, è colpa di mamma che ci ha abbandonato, è colpa della mia ragazza che mi ha tradito, è colpa del direttore di lavoro che ha dato la promozione a quell'altro invece che a me, è colpa del Covid, è colpa del governo, è colpa del... Ma probabilmente sì, ma non importa. Vuoi essere felici? Non biasimare nessuno. Pam 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 pam. Come andiamo? Andiamo bene? Andiamo bene, dai. E questo, ripeto, o lo fai, o se non lo fai resta come sei e non mi venire mai a dire non è giusto quello che mi sta succedendo, perché è giustissimo. Perché io ti sto dando, attraverso la parola di Dio, attraverso i consigli di Gesù Cristo, ti sto dando 8 suggerimenti come fare a essere felice. Se non li vuoi mettere in atto, non lo fare, ma non mi venire a dire se sbatti la testa contro il muro, Marchio, ma perché mi fa male la testa? Perché stai sbattendo la testa contro il muro, ecco perché ti fa male la testa. 3. Siete beati e felici quando vi rendete conto di essere figli di Dio, eredi di tutto ciò che gli appartiene. Sii, questo è il consiglio, sii contento con ciò che hai, non rimandare la felicità. In altre parole, quando mi sposo sarò felice. Quando finisco la scuola sarò felice, quando finisco l'università sarò felice, quando trovo un lavoro sarò felice, quando avrò dei bambini sarò felice, quando i bambini se ne vanno di casa sarò felice, quando avrò dei nipotini sarò felice, quando trovo un lavoro migliore sarò felice, quando vado in vacanza sarò felice. No, sii contento con ciò che hai e non rimandare la felicità. La felicità è nel momento in cui tu ti trovi, non nel passato perché quello è finito, non nel futuro perché ancora non è arrivato. Oggi, ecco perché si chiama il presente, perché è un regalo di Dio. Sii contento con ciò che hai oggi, adesso, non rimandare la felicità. Sai quanta gente che si rifiuta di essere felice perché sta aspettando di sposarsi, o sta aspettando di fidanzarsi, o sta aspettando il lavoro migliore, o sta aspettando la macchina più bella, o sta aspettando il diploma, o sta aspettando di finire una cosa, o sta aspettando i figli. No. Sii contento con ciò che hai oggi, adesso, e non rimandare la felicità. Numero 4. Siete beati e felici quando bramate la giustizia di Dio più di ogni altra cosa. Dio non vi lascerà mai a stomaco vuoto. No, Marchio, io invece ho chiesto e invece mi ha lasciato a stomaco vuoto. No, questo è il consiglio. Fidati del cuore di Dio e non solamente della sua mano. Quante volte noi rimaniamo amareggiati e delusi da Dio perché chiediamo qualcosa e non viene? È per quello che io ti dico, fidati del cuore di Dio che dice io ti amo così come sei, non una versione futura di Mario o di Tiziana o di Carlo. No, ti amo così come sei in questo momento. E questa
è quello che io ti garantisco, il mio amore, la mia salvezza, il mio perdono per tutta l'eternità. Questo è quello che ti garantisco. La mano di Dio talvolta porta il miracolo, talvolta no. Quindi fidati del suo cuore e non solo della sua mano. 5. Siete beati e felici quando vi prendete cura degli altri. Dio si prenderà cura di voi. E questo è il consiglio. La generosità è un'attitudine che devi coltivare giornalmente. Sta a sentire Babbo Mario. Non mi fraintendete, ma raramente avete incontrato una persona generosa come me. Marchio, ma ti stai vantando. Prendila un po' come vuoi. Io vi sto dicendo qualcosa. Vi sto dicendo che da quando non avevo niente, ho capito cosa vuol dire essere generosi. Ho capito il cuore di Dio, che poiché Dio ha tanto amato, che ha dato. E ho capito che si apre un mondo, e non vi sto parlando della prosperità, non vi sto parlando del allora 30, 60, 100, paga la decima e Dio ti risponde, no, quelle sono tutte baggianate. Lasciatele perdere, quelli che vi dicono queste cose, fategli un bel saluto, una pacca sulla schiena e andate a fare un giro da un'altra parte. No, vi sto parlando di un'attitudine del vostro cuore, giornaliera. Non mi interessa se siete generosi con il vostro tempo, con le vostre... Alcuni di voi lo sanno, mi potete chiamare in qualsiasi momento della giornata e io vi rispondo. Perché questa fa parte della generosità. Siete importanti, non mi importa quello che mi chiedete, non mi importa quante volte me lo chiedete. C'è una persona che sono quasi tre anni, che ogni mattina mi dice buongiorno Babbo Mario. E ogni mattina io gli rispondo. Perché? Perché è importante. Perché se per lui è importante darmi il buongiorno, allora vuol dire che per me è importante rispondergli. E fargli capire che ho sentito quello che ha da dire. E quella fa parte della generosità. Il tuo tempo, le tue parole, sii generoso con le tue parole, usa delle parole congratulazioni, complimenti, fai complimenti a tua moglie, sii generoso con le tue parole, sii grande con le tue parole. Quando sei al ristorante e c'è un cameriere che ti sta servendo particolarmente bene, diglielo, grazie. Io, sapete quante volte io dico che bel sorriso, non agli uomini, alle ragazze, che dico, ma che bel sorriso che hai, brava, grazie che mi hai sorriso, ti ringrazio, grazie di avermi portato, non ti costa niente, coltiva un'attitudine di gratitudine, di generosità, e chiaramente con i soldi anche, noi in Sudafrica è uso di lasciare una mancia del 10%, in Italia invece non credo che sia così, io lascio sempre dal 15 al 20% di mancia, perché? Perché coltivo la mia generosità e vi assicuro, e non vi sto dicendo di farlo per questo, ma vi assicuro che non sono mai stato bene finanziariamente, emotivamente, fisicamente, mentalmente, in tutti mente come sono adesso. Perché Dio non è debitore a nessuno. Ma non i 7 passi per la prosperità, i 5 metodi per raggiungere o la decima o questo o quell'altro o la quindicesima o le offerte o questo, se mi mandate 10 euro vi mando il fazzoletto unto dalle mie mani, ma vi sto parlando di vita normale. Quando andate per strada e vedete qualcuno che ha bisogno di qualcosa, aiutatelo, siate generosi. Ok, andiamo avanti. 6. Siete beati e felici quando mettete a posto il mondo dentro di voi, vedrete Dio all'opera
ovunque fuori di voi. Fatemelo ripetere. Siete beati e felici quando mettete a posto il mondo dentro di voi, vedrete Dio all'opera ovunque fuori di voi. La gratitudine è una caratteristica del figlio. Mettete a posto il mondo dentro di voi. Non siate amari, non siate invidiosi, non siate... Marchio, ma ci stai dicendo cosa fare? Ma sì che vi sto dicendo cosa fare, ma vi ho anche detto all'inizio che Dio non cambia, il suo amore per voi non cambia, la vostra salvezza non cambia, il perdono non cambia, non cambia niente, cambia soltanto volete essere felici. Mettete in pratica questi consigli che Gesù ci sta dando dal sermone del monte, dove dice... Felici siete voi quando fate questo. Ragazzi, non è difficile, non è difficile. Se tu stai seduto sulle sante natiche per i prossimi 10 anni, probabilmente non trovi un lavoro. Ah, ma io prego, prega. E vediamo quello che succede. C'è una messa in pratica che Dio si aspetta da ognuno di noi per poter mettere in marcia tutte quelle benedizioni che sono legate ai suoi consigli. Fate questo, dice, volete essere beati e felici? Coltivate la gratitudine, perché è una caratteristica del figlio. Siate grati per quello che avete. Siate grati. Se la moglie non è bella come, che ne so, io sono rimasta Claudia Cardinale, figuratevi, Sofia Loren, ha 93 anni, vabbè, come un'attrice, eccetera, eccetera, ma gloria a Dio, per me mia moglie è la più bella donna del mondo. E sono grato a Dio di avermi dato questo tesoro, questa bellissima donna, meravigliosa amica, compagna, eccetera, eccetera. Non so che non è la più bella donna del mondo, non me frega niente. Per me, io sono grato e diventa la più bella donna del mondo. E sono felice. Voi fate quello che volete. Ripeto, se siete felici, sono ben felice per voi che non avete bisogno di niente. Ma se per caso foste come... la maggior parte di noi, tutti noi mortali, normali, magari chissà, potrebbe anche aiutarvi a risentire questo video magari in differita e prendere giù un paio di annotazioni e vedere un attimino di mettere in pratica queste cose. 7. Siete beati e felici quando vi rendete conto che la pace, l'armonia e l'accordo sono qualità intrinseche dei figli di Dio. Quindi, fai del perdono una decisione continua. Questo è così semplice, ragazzi, che il rancore, portare rancore verso una persona è come dare la chiave della nostra felicità a quella persona. E potete stare tranquilli che quella chiave che non ci apre il lucchetto. Nessuno può farti felice. Nessuno può farti felice, neanche Dio. Né tua moglie, né tuo marito, né i tuoi figli, né nessuno può farti felice. Tu sei l'unico che puoi decidere di essere felice. E questi sono 8 suggerimenti, tra cui il perdono è una decisione semplicissima. Non vivere nel rancore. Vivere nel rancore è come prendere un martello, darsi le mazzate in testa e poi dire, ecco, hai visto, mi faccio male, sei contento? Paga, brutto, che hai mai fatto questo e quest'altro? Pum, ecco, vedi, mi fa male la testa, ecco, paga. Ma cosa c'hai in testa? La Nutella? Non ho capito. Il rancore è farsi male, fa male a te, non a loro, non a quelli che ti hanno offeso. Il rancore è come bere il veleno e sperare che muoiano loro. No, muori tu, sei infelice tu. Quindi perdona. Ma Marchio, come faccio a perdonare? Ma non è difficile. Prendi una decisione e ogni volta che quel pensiero ti viene in testa,
di ad alta voce, no, quel pensiero non mi appartiene, sono morto a quel pensiero perché io ho perdonato. E vai avanti un attimino, vai avanti un giorno, una settimana, un mese, quello che sia, sei mesi, e prima o poi vedrai che incomincerà anche le tue emozioni incominceranno a allinearsi, ad armonizzarsi con quello che stai dicendo. Amen. Otto e ultimo. Siete beati e felici quando venite perseguitati per la vostra devozione a Dio. Decidi di credere che nonostante tutto Dio ha fatto grandi cose per te e la gioia ti è disponibile, la felicità ti è disponibile. Decidi a credere che nonostante tutto, nonostante le perseguitazioni, come si dice, nonostante essere perseguitati, nonostante le dicerie, nonostante le accuse, nonostante qualsiasi cosa che possono farti, Dio ha fatto grandi cose per me e la felicità mi è disponibile. Deciditi a crederlo. Persecuzioni, grazie Ciro. Le perseguitazioni, vedete che ho bisogno di quella che mi controlla la grammatica, ragazzi. Quindi siete beati e felici quando decidete di credere che nonostante tutto quello che può succedere, Dio ha fatto grandi cose per me e la mia gioia è completa. La mia felicità è disponibile. Ok. Chiudo, ho ancora un'ora di insegnamenti, ma chiudo, lo ripigliamo mercoledì. Spero proprio che abbiate capito che la felicità è disponibile, ma non cade dal cielo. Che puoi decidere di non fare nulla e rimanere come sei. Ma se sei come la maggioranza delle persone, come me e come il resto delle persone, hai ancora parecchio spazio nella tua vita per la felicità. Metti in pratica questi semplici suggerimenti o resta come sei. La scelta è tua. Un abbraccio, vi voglio bene, ci sentiamo mercoledì.